Vorrei anche ricordare che con questo provvedimento, già con le misure adottate per il 4 maggio, noi mettiamo, mandiamo al lavoro, questo significa anche sugli auto, sui mezzi pubblici, sugli autobus, mezzi di trasporto, 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori. 4 milioni e mezzo che vanno ad aggiungersi ai tanti lavoratori che stanno già lavorando. Quindi sarà un flusso significativo che sicuramente creerà nuove occasioni di contagio. E poi ancora avremo un altro blocco, il 18 maggio, e ancora altri blocchi il 1 giugno. Secondo voi sarebbe responsabile affrontare, dopo tante rinunce e sacrifici, la fase 2 in modo diversamente prudente, in modo assolutamente sconsiderato, con avventatezza, improvvisazione? Non ce lo possiamo permettere. Lo dobbiamo per rispetto a tutti coloro che sono morti, alle famiglie che stanno soffrendo e a quelli ancora che sono contagiati. E dobbiamo preservare la salute di tutti gli altri cittadini. Ecco perché dico, stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, non è un momento questo di libera tutti, lo voglio dire chiaro, questo governo non cerca il consenso, questo governo cerca di fare le cose giuste e continuerà a fare le cose giuste, anche se questo dovesse scontentare il gran numero dei cittadini. Però i cittadini devono avere fiducia sul fatto che le nostre decisioni sono decisioni responsabili nell'interesse generale collettivo di tutti. Quindi predisponiamoci a rispettare le misure di distanziamento sociale. Abbiamo introdotto qualche allentamento di queste misure, ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase.